Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video, se vi fa piacere, potete gustare assieme a noi i bellissimi paesaggi del Senese, in una Toscana di inizio estate, quando i colori mostrano ancora tutta la vivacità della natura nel pieno del suo risveglio, con un cielo che a tratti appare solcato da imponenti nuvole minacciose, che però dobbiamo ringraziare perché non hanno voluto bagnarci. Le immagini che abbiamo registrato con la nostra GoPro 11 Black non intendono descrivere nel dettaglio il percorso, in quanto abbiamo voluto in qualche modo un po' differenziarci dai molti video che si possono trovare in rete, i quali mostrano spesso e anche con cura e dovizia di particolari lo svolgimento del tour. A noi invece piacerebbe riuscire a rappresentare in qualche modo il punto di vista del passeggero di una moto, il quale, non essendo coinvolto nella guida, ha tempo per guardarsi in giro e apprezzare i diversi paesaggi che scorrono davanti ai suoi occhi, cosa che invece chi guida per forza di cose si perde. Nella speranza che il risultato sia all'altezza delle nostre aspettative, ci farebbe piacere conoscere magari la vostra opinione. Quello che vogliamo raccontarvi è un bellissimo giro in moto fatto ad inizio giugno percorrendo diverse strade sterrate in Toscana. Il percorso deriva paro paro dalla traccia del mio viaggio in bicicletta dello scorso anno, per il quale ho già pubblicato il video racconto, sempre sul mio canale YouTube. Nasce dall'unione di due importanti manifestazioni ciclistiche, la Gravel Val di Merse e la celeberrima Eroica. Per quanto riguarda quest'ultima, credo non ci sia granché da dire, è conosciuta ovunque e viene percorsa in tutti i modi e stagioni, anche mediante pacchetti turistici specifici proposti da diversi tour operator. La Gravel Val di Merse, invece, ha ancora una notorietà piuttosto limitata, ma non per questo merita di essere sottovalutata. Dal punto di vista geografico, il tracciato di questa manifestazione Gravel si snodia ovviamente nel territorio del fiume Merse, che occupa approssimativamente il settore ovest della provincia di Siena, quello che confina con la provincia di Pisa e di Grosseto. Il fiume Merse, la Merse in toscano, nasce dalle colline metallifere. Le sue sorgenti si trovano tra Poggio Croce di Prata e Poggio di Montieri, a una quota di circa 850 metri sul livello del mare, e percorre circa 70 km tra boschi cedui per sfociare nell'ombrone a Pian di Rocca, nei pressi delle terme Bagni di Petrolio. Inizialmente scorre in direzione nord-est, poi quando incontra le alture della Bagnaia, appena a sud di Siena, è costretto a deviare verso sud-est, creando così una sorta di arco. La Pieve di San Giovanni Battista è un importante esempio di architettura romanica in Toscana del XII secolo. È stata ristrutturata in più riprese nei secoli, mantenendo intatto il suo fascino originario. La facciata è in arenaria, con un portale a tutto sesto sormontato da un timpano arcuato, affiancata alla sua sinistra dal campanile a pianta quadrata. Dal web sembrerebbero visitabili tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18, ma sinceramente l'abbiamo trovata chiusa sia quest'anno che lo scorso. Just as surprise as you.
La parte iniziale del soccorso, a mio parere, è quella più interessante. Il fiume tocca alcune località che meritano una visita. Ad esempio, il Mulino delle Pile, un antico mulino ad acqua che è stato utilizzato per secoli per macinare il grano. Da qualche anno è stato trasformato in agriturismo e centro turistico, però nella nostra visita ci è parso chiuso da un bel po'. Il luogo è stato reso famoso da alcuni spot pubblicitari del Mulino Bianco, che lo avevano scelto proprio per similitudini con il brand della Barilla. Il fiume attraversa poi due importanti riserve naturali protette, quelle dell'Alto Merse e quella di Tocchi, vicino al comune di Monticciano, dove il Merse riceve le acque da importanti affluenti come il Gonna e il Fosso della Bolza e creano ambienti naturalistici stupefacenti. La strada di Calcinari è una sterrata molto interessante che attraversa la riserva naturale dell'Alto Merse. È lunga circa 5 km e collega il borgo di Brenna con il podere Calcinari sulla strada provinciale delle Pinete a Monticciano. Si tratta di un percorso percorribile sia con i mezzi a motore sia con la bicicletta o a piedi. È comunque consigliabile prestare attenzione, oltre al fondo stradale, anche agli animali selvatici che potrebbero attraversare. È comunque un'ottima opportunità per scoprire la natura della riserva naturale. Arrivati appena a sud di Siena, sulle alture della Bagnaia e quindi a Murlo, si incontra ora la traccia dell'Eroica, nel territorio noto come le Crete Senesi. Il borgo di Murlo, di aspetto spiccatamente medievale, è situato su una collina che domina la valle del Crevole. Le sue origini risalgono però all'epoca etrusca, come testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici, tra cui i sarcofagi di Poggio Civitate, risalenti al VI secolo a.C., realizzati in terracotta e decorati con scene religiose di vita quotidiana o di combattimento, considerati tra i più importanti capolavori dell'arte etrusca. La fioritura delle ginestre, che avviene nei mesi tra la fine della primavera e l'inizio estate, è particolarmente spettacolare in Toscana, dove questa pianta è molto diffusa. Le colline della Val d'Orcia spesso si trasformano in un mare di colore giallo intenso. Si tratta di un evento naturale che attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.
Questo è il territorio conosciuto come le Crete Senesi, caratterizzato da alcuni dei paesaggi tra i più importanti dell'Eroica, dove fra l'altro si trova una delle più famose salite del percorso, quella del Monte Sante Marie, una strada sterrata di circa 10 km con 200 metri di ascesa che dal borgo di Asciano arriva a Castelnuovo Berardegna. Un'altra strada in salita identitaria dell'Eroica è quella che da Castiglion del Bosco porta al passo del Lume Spento, vicino a Montalcino, a cui fanno seguito San Quirico d'Orcia e Pienza. Tre borghi medievali della Val d'Orcia tra i più belli e pittoreschi della regione, che sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 2004. In particolare, lungo la sterrata di collegamento tra questi ultimi due borghi, San Quirico d'Orcia e Pienza, abbiamo incrociato numerosi ciclisti che partecipavano alla Tuscany Trail, che si svolgeva proprio nello stesso weekend. Si tratta di uno dei percorsi che mi sono ripromesso di realizzare, magari non in contemporanea con la manifestazione ufficiale. All'ora di pranzo, dopo 365 km in un giorno e mezzo, concludiamo il nostro tour toscano al ristorante pizzeria Il Botteghino, una tipica locanda toscana sulla strada provinciale 15, quella con cui si può raggiungere l'autostrada A1 al casello di Valdichiana. Ci farebbe piacere sapere se siamo riusciti nel nostro intento di rappresentare il punto di vista del passeggero di una moto, assaporando assieme i bellissimi paesaggi del Senese. Basterebbero un like e l'iscrizione al canale, per poi ritrovarci al prossimo video. Ciao!